Che cos'è quella schifezza? Oh mio Dio, ammazziamolo! Sta volando lì vicino a quel pianeta molto pieno di verde, però vedo che non è che si stia avvicinando, quindi va bene. Spero che non faccia niente. Scrivetemi nei commenti se conoscete che tipo di vespa dovrebbe essere quella, perché a me sembra tipo una vespa, sinceramente. Peraltro, ho anche inserito in basso a destra i sottotitoli. I sottotitoli sono bellissimi, infatti potremmo utilizzarli tutti quanti. Mentre camminiamo per andare al pianeta di oggi, perché oggi dovremo catturare una creatura orribile dentro questo pianeta qua nuovo, voglio fare la domanda del giorno. Ti fa paura lo Shy Guy? Ok, questo è il pianeta di oggi, che praticamente è spawnato uno in più. È sempre simile allo scorso, no? Però praticamente vedo che si stanno un po' ripetendo, quindi è perfetto. Allora, praticamente metto il portale qua, così almeno appena possiamo tipo catturare il nuovo SCP di oggi, che peraltro ho trovato una cosa veramente stranissima, che è tipo un dungeon di SCP molto strano. E vediamo un attimo. Praticamente appena catturiamo questi SCP, appunto, potremo utilizzare la portal gun per poterli mettere dentro, appunto. Adesso devo andare verso questa parte, mi pare. Beh, me lo auguro sinceramente, perché mi sto leggermente perdendo, ma mi pare che sia da questa parte, se non mi sbaglio. E sono molto spaventato, perché non so che cosa potremmo aspettarci da questo dungeon. Io l'ho solamente visto, chiaramente, ma non so effettivamente che cosa possa contenere e che cosa no. Ok, mi pare che sia da questa parte. Questa dovrebbe essere un'altra cella. No, ok, questo è un pianeta in realtà. Invece dovrebbe essere da questa parte qua. Dietro questa montagna ci dovrebbe essere il nuovo dungeon. Io sinceramente non so proprio cosa aspettarmi. Sono proprio curioso di vedere appunto questo nuovo dungeon, ma allo stesso tempo ho anche paura di scoprire che cosa c'è dentro questo appunto dungeon, perché non si può mai sapere. Potrebbe esserci una nuova creatura molto strana. Eccola qua. Praticamente io non sono andato a vedere dentro, però ho visto che c'era questa casa, mi sono avvicinato e ho visto tipo dei degli ascensori. Ho capito subito che si trattasse di un dungeon. Infatti adesso andiamo sotto. Ah, ok, perfetto. Quindi si presenta così praticamente. Allora, qua abbiamo una porta nera molto grande, sinceramente mi fa molta paura. E una porta piccola e una porta media, diciamo. Ok, avviciniamoti a questa porta più bella. Ma avete sentito quella risata? Ma raga, ma c'era una ragazza che ha riso, tipo, io ho sentito bene perfettamente. No, 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 allora qua bisogna aumentare il grado di contenimento, non possono stare in questi dungeon. Non so, allora, cosa, allora, oh mio Dio, paura, ho paurissima. Ok, cerchiamo di star calmi, perché non possiamo sapere cosa c'è qua all'interno di questo mondo particolare. Questo dovrebbe essere un seed anche molto particolare, che fa spawnare entità molto strane e orribili. Però adesso apriamo la prima porta. Io direi di andare andiamo da questa parte. Forse è meglio, perché la prima porta è quella più semplice, mi pare. Allora, apriamo. Ah, che schifo, che schifo. Ci sono dei ragnoni. Che schifoni. No, no, no. Però morite. No, no, no. Dovete morire, dovete. No, devi morire, per favore. Muori. Guardate che mi sembrano impossibili da distruggere. Ok, perfetto, questo è morto, ok. Mi raccomando, voi continuate però per favore a stare attenti ai sottotitoli e scrivetemi se vedete qualcosa di strano nei commenti. Mi raccomando, è fondamentale questa cosa. Adesso spero che questo qua non mi uccida, però prima lo devo uccidere io, perché devo disinfestare tutta la zona strana. Raga, è difficilissimo, perché questi ragni si avvicinano e sono potentissimi. Guardateli, cioè mi stanno praticamente ammazzando, però per fortuna erano solo due, quindi meno male, veramente, meno male. Sono fortunato. Ok, perfetto. Adesso vediamo che cosa mi dà qua. Ok, perfetto. Questa è una spada. Ottima, ottima. Fa più della telekill. Ovviamente non quella rotta. Cioè, questa qua è la telekill normale. Invece questa qua è una spada che però fa più danno. Dovremmo avere la telekill rotta, perché così saremo molto più protetti. Ok, andiamo nel prossimo, tipo, nella prossima stanza, nel prossimo dungeon. E non so cosa aspettarmi nemmeno qua, perché ho molta paura. Vediamo, Ok, ho piena vita. Adesso entriamo e chiudiamo immediatamente. Che schifoso! No, 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 no. Questo fa male, raga. Questo io ve lo dico, fa male. Io lo conosco. Questo qua dovrebbe essere l'SCP del drone. Ma fa malissimo. Cioè, voi non avete idea del male che fa questo SCP. Cioè, fa malissimo. Mali. Ah! No, no, per favore. No, 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 per favore. Per favore. No, mi ha ucciso, raga. E potrebbe essere uscito. No, 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 no. Dobbiamo ritornare immediatamente. Perfetto, ok. Sono arrivato, grazie al cielo. Adesso dobbiamo stare attenti, perché potrebbe essere proprio qua davanti. Però tanto io la porto al gun, non dovrebbe riuscire a farmi niente. Beh, me lo auguro almeno. Attenzione, prendiamolo, prendiamolo. No, 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 ho preso un blocco. Stupido sono stato. Non posso prenderlo. Ok, sì, l'ho preso. Ok, mamma mia, per fortuna. Ma come faccio ad ucciderlo però? Devo ucciderlo, se no... No, 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 no. Però vedo che non fa niente, quindi effettivamente, se ci pensate, potrebbe anche essere una buona idea. Cioè, tanto io qua cos'è che faccio praticamente? Lo prendo. No, lo prendo, ho detto. E lo metto qua dentro.
Ok, perfetto. E adesso sapete cosa potrei fare? Potrei ucciderlo da dentro la stanza. Però ho paura che lui mi ammazzi di nuovo. Ma quanto lo detesto. No, 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 sei di nuovo arrabbiato. Sei di nuovo arrabbiato. Per favore. No, 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 no. E niente, mi ha ucciso di nuovo, mannaggia lui. Non sta morendo, perché non sta morendo? Raga, per favore. Ma muore, ma perché? Non riesco nemmeno a prenderlo. No, 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 nel caso scappo. Ok, però vedo, perfettamente. Allora, adesso sapete cosa mi faccio? Adesso vorrei craftarmi un attimo tipo una slab, no? Perché facendo così praticamente io posso fare tipo un muretto piccolo piccolo. E così lui non può praticamente scappare. Via. Ok, perfetto. Ma l'ho ammazzato, raga? L'ho ammazzato! Sì! Ok, perfetto, perfetto, è perfettissimo! Vai così! Che bello! Per fortuna, grazie al cielo, mamma mia, raga! Mi stavo morendo dalla paura. Adesso riprendiamoci la crafting table perché è fondamentale. No, però, veramente, cioè, che paura! Ok, però adesso non cantiamo vittoria, per favore, eh? Perché scusatemi, io ho appena ammazzato il coso qua. Però adesso qua dentro che cos'è che ci aspetta? Chiudiamo questa cosa prima che sia troppo tardi. E sinceramente, ok, usiamo la portal gun, ho un'idea. Usiamo la portal gun. Così nel caso sia un qualcosa di pericoloso, la blocchiamo immediatamente. Ok, pronti? 3, 2, 1, via. Ok, mi sembra una persona. Ma questa, raga, avete capito chi è questa qua? Ma questa è Mirabelle. Cioè, questa qua è quella del film Disney. Del film Disney Encanto, tipo. Ok, guardate. Gli ho messo il portale, ma non mi sembra... Cioè, mi sembra aggressiva a volte, non sempre. Però è entrata! Raga, cioè, sono un genio. Cioè, chiamatemi genio, ma sono un genio. Io veramente... Mamma mia, quanto sono intelligente. Cioè, questa qua è stata la cosa più semplice. Mirabelle è stata la più semplice perché l'ho intrappolata. Ma se l'avessi affrontata, probabilmente sarei morto. Infatti, per fortuna che ho avuto l'idea di mettere il portale lì dentro. Adesso la spada... No, vabbè, ma sei serio? Cioè, io mi sono appena accorto di una cosa, ragazzi. Ma mi hanno dato la spada di Telekill. Ma seriamente? Cioè... Ma... Ok, io non ho parole, cioè, veramente... Adesso vado a vedere un attimo se è veramente lì dentro Mirabelle oppure no. Raga, io stavo sentendo una musichetta. Cioè, mi sono sconvolto, sono appena entrato qua dentro, ho sentito tipo una musichetta, non so se ve l'ho fatto sentire, ma io mi sono zittito un attimo perché seriamente sentivo una musichetta inquietante, ma non ho capito se veniva dal mio PC o cosa. Non sto capendo sta cosa qua. Allora, praticamente lei per fortuna è qua dentro, Mirabelle. E allora, prima di tutto togliamo immediatamente il portale, ok, perfetto, così almeno non ha nessuna possibilità di uscire. Scrivetemi se volete vedere altri di questi Seed maledetti. Io mi sto veramente spaventando per tutte queste persone qua strane. Non mi immaginavo minimamente che su Minecraft ci fossero queste bestie di Satana.